guarda, non ci vedo nulla, guarda, mi metto gli occhiali, guarda. No, mettiti a fanculo, guarda. Guarda, oh, aspetta, con gli occhiali, guarda tanto tu sei. Dici in dove deve stare lui, in dove deve stare? A fanculo. No, in dove deve stare? In regia, sta biolo chiuso. Chiuso. Non devi apparire in TV. Non sta biolo. No, no, hanno detto non devi apparire. Poi te lo spiegherò. Cos'è sta cazzo? Che è successo? Se tu devi stare dietro lo stabiolo, diglielo Emiliano, diglielo. Vai nello stabiolo! Diglielo che hanno detto. Me l'hanno detto, eh? Hanno detto non devi apparire in TV. Io non apparo mai. Sei apparso ora? Non apparo. L'avete visto? Lei è apparso. Apparo. Guarda, guarda. Io non apparo. No, no, te le apparo, le apparo. Ma che non ha. Ma cos'è questa roba? L'ho presa in giro. Sì, sì. No, 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 io... Tagliare, sono troppo stanco. Questa roba qui d'orario. Questa sera abbiamo con noi. Abbiamo con... Madonna, mi sono cotto. Valentina Borghi. E devi stare più indietro, ti sembri meno cotto. Guarda, così sembri. Ti sei sveglia ora. Oh, così cioè, buongiorno. Buongiorno, mi sono svegliato. Ma questa qui. M'han piantato un tradicio, un giardino. Vedessi come l'è bellino. Dal traliccio ci passa la corrente, quando piove frigge si sente, 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 la 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 la, sente, 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 la 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 la. M'han piantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Il progresso alle volte è un po' invadente, ma fa stare meglio la gente, 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 la 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 la, gente, 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 la 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 la, la 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 la, gente. Si stava meglio prima, quando si stava peggio, e c'erano i cavalli e no problemi di parcheggio. Si stava meglio prima, e questo l'è sicuro. Si stava meglio prima, non prendeteci per il culo, culo, culo. No, 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 solo gemelli siamesi, perché Lorenzo Meazzini non c'è. Lorenzo Meazzini non c'è mai, e comunque questa qui è la sigla più brutta della radio italiana, è una cosa che non si può guardare. Allora ragazzi, questo è il traliccio, come ogni martedì, gemelli siamesi, Lorenzo Meazzini, appunto. Meazzini. Se volete messaggiare con noi, lo potete fare al 380-806-8007. Se invece voi cinesine volete massaggiare con noi, dopo si viene e vi si dà un trentino. Guarda, c'è già un SMS. E che dicono? Ma allora ringrazio e no, nulla, nulla. Grandissimi gemelli siamesi, a me, chiamatemi stasera e vi seguo. Bologna Napoli. A te in Bologna, in Napoli. Sì, lo chiamiamo. Calcio. Grande Gabriel, lo voglio chiamare. Allora, ma la diretta Facebook non la facciamo? Pippo, accidenta a te. No, comunque accanto a me, Emiliano, cioè, accanto a me, in mezzo a noi. In mezzo a noi due. C'è la parte intelligente del programma. Abbiamo qui con noi. A parte sera. Non si è messo le cuffie, abbiamo, non so perché. Abbiamo qui con noi questa sera uno degli esseri più intelligenti, più spietati, più geniali della Firenze Bene. Aspetta, abbiamo qui accanto a noi il dottor Misuri. Ecco. Buonasera. Sentite, siccome io faccio la parte ingenua stasera, non la parte intelligente. Ah, vabbè, ingenua. Perché io mi sono messo a leggere, no? E ho trovato un certo Leibniz nel 1714. Cosa ha trovato? Che è un rum? Vabbè, lasciamo perdere. Un Leibniz. Un tizio che nel 1714 ha detto: ma perché c'è qualche cosa piuttosto che nulla? Eccoci. Aveva fumato, ragazzi. Nel 1914 ho fumato. Perché c'è qualcosa piuttosto. Per esempio, vedi, per esempio, cioè, se qui c'è la Roxy, posso toccare la Roxy? No, no, non la può toccare, dottor Misuri. Non scherzi, eh. Non scherzi, eh. No, va bene, ma però perché c'è la Roxy piuttosto che nulla? Ma perché è meglio toccare la Roxy piuttosto. Eccola, la Roxy è chiamata in causa, giustamente. Roxy. Vieni, vieni, Roxy, vieni, perché giustamente sei chiamata in causa. Ha detto il dottor. Cioè, cosa vuol dire si può toccare, si può... No, perché ci sono le cose intorno a noi? Perché ci sono le cose intorno a noi? Per perché fortuna. Perché ci sono delle cose intorno a noi? Va bene, perché ci sono le cose, ci sono le persone, ci sono tante cose. Allora, di questo qua, io sono scienziato, non posso rispondere. Ah. Cosa vuol dire? Ora ce lo spiega, eh. Sai incriccare il cervello. No, cioè, hanno sempre inventato... Praticamente, siccome è impossibile spiegare perché ci sono le cose. Oh, vedi, c'è anche la sigla. È il carbonio 14 che fa le cose. Allora, sì, lo so, ma perché c'è il carbonio e perché ci sono tutte le cose. Allora, a questo punto io lo racconto con una conferenza spettacolo. O proviamo. Perché su quello che non si può spiegare, si deve raccontare.
Ah, questo mi piace, racconto, questo già. Capito? Allora, lo raccontano le religioni, lo raccontano. Lo racconto anch'io. Il dottor Misuri. E quindi io dico, rifletteteci, perché ci sono le cose che si possono toccare? Perché ci sono gli occhi che possono. Allora, nella mia fantasia dico, vabbè, la Terra tra 5 miliardi di anni sparisce. E quindi noi dovremo. Andare noi dovremmo dove si va, dove si va tra 5 miliardi di anni, dottor Misuri. Ora, ma i figli dei tuoi figli, ah, figli. I figli dei miei figli, dei miei figli, sì, figli della Roxy. Intanto fai i figli, vero? Io l'ho fatti, sono due. Va bene, due. Allora vedrai. Anche lei, vero, dottor Misuri? Ce l'ho. Certo, ce li ho anch'io. Un bene? Paio, vero? Un paio di figlioli. D'accordo. Quindi tra 5 miliardi di anni, che si fa? Io riconosco, no. Beh, io penso che andremo tra le stelle. Poi non so cosa succederà dopo, però è bello pensarci sin da adesso. Ecco, però vede, ora lei, dottor Misuri, ha detto questa cosa e sembra bellissima, però hanno detto il sole si spenge. Certo che si spenge. Per forza, da noi come agli certo occhi. Si spenge. Bravo, e da noi agli occhi. Lei è un po' cerchi i bottoni. No, diventerà una gigante rossa e arrossirà la terra. Ecco, una gigante rossa. La Roxy è una abbastanza alta verdi. No, oggi è venuta bellissima, Roxy, bellissima, come una pianta verdolina, così. Sembra un bougainville. Io però vorrei descrivere ai nostri radioascoltatori, perché i telespettatori lo possono vedere, allora. Ma il dottor Misuri, quando si esprime, si mette sempre così. Si dà perché. Cioè, il segno fortunato, cioè unisce il pollice a un pollice, indice a un indice, e gli viene fuori questa il buco nero, più che il buco nero è dietro. No, è davanti. Io parlo soltanto di buchi neri. No, va bene. Al centro delle galassie. Non cominciamo a essere. È vero. Va bene. No, va bene, mi portava così. Allora, è ripartito benissimo cercando di descrivere la Roxy. Galassie, stelle, bougainville, sei andato a finire come sempre nella cosa. Nella pasta. Sei una vergogna. Però noi ringraziamo sempre il dottor Misuri, perché porta questa ventata di quark. Allora, di quark, che non deve essere troppo lunga. Di quark, cosa? Che non deve essere troppo lunga, perché sennò lasciamo stare troppo, dottor Misuri. Noi più di così il problema mio è sempre il solito. Va bene. Però allora, lo sa che problema c'ha Emiliano, dottor Misuri? Il problema è che questo indovini il dottor Misuri. Questo programma lo fa soltanto se sei rock. Se non si fa. Grazie, dottor Misuri. Cosa c'è di più rock and roll di Ivan Graziani? Signor, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Ma ci siamo, e qui si stava parlando di sogni. Emiliano, te cosa hai sognato stanotte? Io stanotte ho sognato Harlem Honey, giuro. Davvero? Sì. E cosa faceva? Ma da sei numeri. Sei numeri? Oh, l'ho giocato, ne posso uscire un bugiardo come il peccato. E te me invece cosa hai sognato? Ma intanto volevo dire buonasera a tutti. Vabbè, ma l'imitazione del dottor Misuri. Parlare dell'accelerazione atomica. Sì. Qua l'accelerazione, vuoi fare un appello? Guarda, volevo chiedere alla Roxy se possiamo fare l'accelerazione. Non vuoi mettere il link sui cercatori dei funghi, per favore? E allora, se succede. A proposito, ha detto il capitano e viene a trovarti, è Luca Mele il capitano. Ah, va bene. Insomma, si parlava di sogni, sì. E anche la Roxy ha il suo sogno, perché stanotte più che un sogno ha avuto un incubo. Un incubo. Allora, ma dici, scusate, poi parlate delle cose vostre, magari a parte, perché qui c'è. No, ragazzi, ho visto una cosa incredibile. Oh, cosa hai visto? La Borchi c'ha due poppe esagerate. E dopo ci sarà con è noi. È la prima cosa, è uno nota dopo capelli, scusami, Una cantante fantastica, Valentina Borchi, però ancora non la vogliamo. No, però dopo capelli si vede subito, c'ha degli occhi grandi e morbidi. Vabbè. Allora, Roxy, si stava dicendo, sì. Cosa hai sognato stanotte? Questo incubo, questo incubo. Un pochino non si può dire. Appena appena. Tanto siamo sempre in diretta con Teleregione, guardate. Una persona scappava via, poi mi è arrivata la ciabatta di mio fratello per cui urlavo. Cosa è successo? Ma c'era un motivo perché scappava o tu non avevi fatto niente di male? Eri in mea, sono sicuro. Ma te cosa gli avevi fatto a questo nel sogno? Secondo me qualcosa di brutto. Comunque siamo più belli nel telefono che là. Secondo me non siamo belli da. No, invece. Senti, ma tutte le radio, tutti hanno parlato del forum, come si dice? Del quorum. Non
raggiunto. Non raggiunto. Le trivelle nel mare. Te trivelli? Io spero che posso dire la mia? Ma vai, dilla tua. Ognuno deve dire la sua. Io spero che le trivelli, che trivellino Renzi. Ma le devono trivellare dalla parte giusta. No, dai davanti. Dai, sta testa di cazzo. No! No! Invece cioè, qualcuno ha detto lui trivella la Boschi, ma io non ci credo. Ma se sai delle trivellazioni, sapete. No, io devo dire sono una banda di imbecilli. Sto noi, Roxy, loro. Cosa ne pensi delle trivellazioni? Nel mare, poi? No, nel mare, sono in mare, in montagna. Nel mare, si parla del mare. Che è successo? Posso dire la mia? Ha voglia. Fine del video in diretta, Pippo. Che è successo? Pippo, accidenti a te. Posso dire la mia? Vai, Emiliano. Sempre bene. Io ho trivellato anche alla Smana. Dove c'è acqua, io trivello. È non vero. Ma come però tecnicamente smana? Non è perfetto trivellare in acqua, io ve lo dico. Ma no, è vero, perché si ritira. Sì, perché no, sì. No, ma che ritira? C'è l'attrito e non funziona. Ma ragazzi, è vero, no, c'è l'attrito. È un discorso sbagliato. Ma se voi ci mettete pisellini, no, no, no. Ma se c'è l'attrito, più grosso ce l'hai, peggio è. Meglio scopare in montagna. Con la neve. Ascolta, io ti posso garantire in acqua è tanta. Te vai bene anche in acqua? Io sì. Allora lo chiamiamo Aquaman. No, acqua. Non posso dire cosa ha detto la Roxy. Il problema è che se lo fai in acqua, tipo in vasca da bagno, poi succede? Viene la tua cugina, ci fa si fa il bagno e rimane incinta. Acqua, rimane incinta. No, dai, ma che. Siamo scesi veramente di livello. Ma hanno insegnato perché. Eravamo un livello altissimo. Io una volta l'ho fatto con le bollicine. No, guarda. Io voglio leccare. No, allora, ragazzi. Siamo i fratelli Lecca. Prima di continuare, di andare avanti. Mezzo, io volevo leccare. Siamo le maiale ora? Pippo, c'ho una pubblicità occulta da fare. No. Anzi, due. Due. No, due. Volevo salutare Emiliano. Sono la pubblicità occulta. Volevo salutare il bar Punto Ristoro. Che è questo? Finalmente uno sponsor. Io non so perché siamo a Punto non Ristoro. È uno sponsor, perché però il ristoro veramente c'è benissimo. Abbondante. No, Punto Ristoro, proprio tanto. Fallo per bene, fallo per bene. Bello. Allora dillo te. No, fallo per bene. Vai, dillo. No, faccelo anni 80. No, tutto no. Ehi, ragazzi, Piazza Cavinana è il vostro bar completo anche per colazioni dolci e salate. Bar Punto Ristoro. Bar Punto Ristoro, via Adriani 35. Sì, ma basta però. Bar Punto Ristoro. Basta perché fanno solo così. Ho capito, ma qualcosa si è pagato. Dalle 7 alle 21:30, orario continuato, chiuso la domenica. E chi dobbiamo salutare? E dobbiamo salutare anche Asia e Francesca che erano proprio all'interno di questo bar favoloso. Sì, però l'Asia non ha voluto mangiare la polpettina. Vabbè, la prossima settimana la mangerà. Ecco. Quindi comunque abbiamo mangiato bene anche privato, stasera. Privato. Volevo fare, ce l'ho anch'io da fare una pubblicità. Vai. Falla. È nuova, è un'altra cosa. A mezzogiorno il riferimento per un pranzo veloce di qualità, cucina calda espressa dalle 7 alle 21:30, orario continuato, chiuso la domenica. Preparazione casalinga di primi piatti genuini, secondi e contorni vari, vasta insalateria. Al pomeriggio degustazione di formaggio. Vabbè, mentre lui va a fare degustazioni, noi andiamo in pubblicità. Pubblicità. Bene, allora, ok, vabbè. Tra pochissimo abbiamo delle news fantastiche sullo stadio. Eccoci qua! Che cos'è questo? Aspetta che vado da qua. Eccoci. Allora, come potete vedere, questo è lo. Allora, questo è il campo. Stavano già partiti i lavori alla grande. Allora, come potete vedere, il campo è sano. Allora, non prendete in giro le tribune. Allora, qui buttiamo giù tutto. Qui è una cosa fantastica. Allora, vedete la signora sopra con i panni qua? Ecco, questa la signora la buttiamo fuori. C'è già lo sfratto, eh? È già lo sfratto, è già iniziato. Tant'è che questa qua sopra, questa accanto, vedete qua, questa qui, non può farlo. È già fuori legge. Allora, alt. Questa non è Napoli. No. Non ci frega niente di Napoli, non aspettiamo Napoli, questa è in India. Come in India? Facciamo il campo della Fiorentina in India perché ci costa meno. Onestamente ci hanno dato i permessi in 10 giorni, noi praticamente in 3 mesi facciamo lo stadio nuovo e ci costa molto meno pagare l'aereo per i tifosi che vanno tutte le volte in trasferta. Ciao Telelibera Viola. Ma quello che voglio dire io è che questo è il giocatore che voi adesso state prendendo i soldi, chi l'ha comprato? Chi l'ha comprato? Io vedi, chi l'ha comprato? Ilagic, chi l'ha comprato? Tutti lei, direttore, tutti Carreto, chi l'ha comprato? Tutti i vari Tatanka e sì, quell'altro come si... Allora, quindi mi dovete fare una statua a Firenze. Sì, anche due. Allora, abbiamo un collegamento con Borca Valero. Ecco. Hola, come stai? Ciao Borca! Va bene? Tutto bene, sei emozionato questa sera? Sono emozionato che non voglio che stai partita contro Siviglia. Ti sei addormentato?
Pronto? Parliamo di funghi. Vai. Funghi. I funghi. Una volta una mi fece uno sbagliato. No, scherzo. Ecco, quando uno. Allora, questo ora è tempo di dormienti. No, anzi, è finito anche il tempo di dormienti. Ora siamo. I dormienti sono tra un'ora e mezzo. Siamo nel periodo di transizione. Sì, la trans. Vedi, i trans quando vanno a funghi, ragazzi. Fra un pochino, secondo me fra 15 giorni iniziano a fare i boletus edulis. E quando li fanno? Cioè, il porcinus? Porcinus. Perché ora il prugnolus già sta smettendo. Ma noi ragazzi, come tutte le radio a livello nazionale, siamo in collegamento con... È Darth Fener. Aspetta, sì, senti il respiro. Allora... Eccomi! Eccomi! Juve! Merda! Aspetta, che partita stai seguendo, Gabriel? Juve! Napoli-Bologna! Sì. Napoli-Bologna, Juve! Merda! Va bene, però si diceva, Gabriel. C'ha l'allergia, sì. Gabriel? Cosa sta facendo in Bologna? Ah, quindi respiri così. Allora, il Bologna sta prendendo 2-0. Bene, via. Senti. Gabriel. Dimmi. Usa la forza. No, che... Io sono tuo padre. Ma cosa che? No, ma che c'entra Grillo? Ascolta, ma te, ma cosa c'entra Grillo? Ah, c'ha ragione. Con cosa respiri? Ho le orecchie. Ma chi, cosa sei? No, una salamandra. State zitti. Gabriel, stai seguendo. Dimmi. Allora, Bologna contro... No, Napoli contro Bologna. Oh, quanto stanno? Da già detto, 2-0 Napoli. Oh, quindi te sei a Napoli, giusto? Esatto. Facci sentire. Facci sentire un amico lì vicino napoletano che parla, perché se no i nostri radioascoltatori non ci credono. Fallo. Vai. Uè, amici, sono napoletano. Allora facciamo tutto l'erba in vano. Così non va bene. No, me lo deve rifare. Il napoletano non mi è piaciuto. Mi giri un po' per coso. Non so. Allora, il Sabini ha scritto forza Juve. No. E io dico, caro Sabini, Juve merda. No, allora, ricordiamo che Gabriel Gori e il Sabini hanno un gruppo. Un rapporto, no, hanno una pagina Facebook. È il Gobbo e il Fiorentino. Andatela a vedere perché è molto carina. Sono molto bravi tutti e due. Mi piacciono un monte. Gabriel Gori, Juve. Merda. Dai, rifaccio il napoletano, Gabriel. Però, rifaccio dai. Il napoletano, un secondo. Dai, o babà. Uè, buonasera a tutti. Uè, ma questo è un mafioso. Gatto Silvestro. No, questo è più mafioso. No, questo è Gatto Silvestro. Vabbè, buonasera a tutti, questo è il sequel. Questo è Gatto Silvestro che fa il napoletano. Fu tinnere. Fallo meglio. Fammi meglio il napoletano. Accogliati. Senti, Gabriel, ma te oltre no, a essere. Scusa, Emiliano, non t'ho fake. No. Non ce l'ho la sorella. Io. Raul c'ha la sorella. Ha cattato Bill. Oltre ad essere un grande inviato, è anche un grande Gabriel, io ti attore. Farei vedere, stasera ti sei perso 4 puppe esagerate. Davvero? Sì, addirittura 4. No. Cioè 2 che sembrano 4. Valgono per 2. Sì. Ma no, una roba incredibile. Belle. Vabbè, le potrai vedere dopo se ti colleghi in streaming. Sì, quando dove le potrà vedere? Domani, la diretta Facebook, no? Domani in streaming. Sì, silenzio, ridircelo. In streaming. Come fa Galeazzi? Andiamo a vincere! Beppe Grillo. È una cosa pazzesca. Vasco Rossi. Sono tutti uguali. Sì, ma Gabriel. Uguali. Ma però io mi immagino no! i tuoi vicini. C'è? Cosimo Pagliai. Allora siamo tutti. Allora stasera si può anche andare dopo a bere. Guarda, c'è solo un segno da fare. Il segno della rosa. Leonardo Minicucci. Guarda, intanto qui si sta andando benissimo anche sulla diretta. Gabriel Gori. Dimmi. Via, ti si saluta, arrivederci. Ciao. Gabriel, grazie, no, Gabriel, aspetta. No, dai, scherzo. No, va bene. Ci salutiamo, ci risentiamo forse più tardi. Allora, però, come tutte le persone intelligenti, ci devi lasciare con una perla di saggezza. Allora. Concentrati. Dico una frase così. No, una frase così, una frase che abbia un senso e che sia un consiglio per tutti i ragazzi e le ragazze single del mondo. Perché la vita non ha senso se la racconti a qualcuno. Come? Perché la vita va vissuta. Bravo! No, aspetta un attimo. Voglio capire, cioè non ha senso se la racconti a qualcuno. Perché va vissuta? È una frase praticamente di Max Pezzali da un conto. Ma senti, Max Pezzali. Ma Max Pezzali non capisce. È un poeta, Allora, Gabriel, guarda, ti aiuto io, finiamola così. È bello stare soli perché da soli ci si fa tante scuregge. Vai! Ecco, bravo, che non volgare. Va bene. Vabbè, una scureggetta. Grazie, Gabriel. Ci sentiamo più tardi. Raul, ma te quando scureggi? Juve, merda. Verso che ora? Juve, merda. Juve,
Aspetta, è andato in ora. Loop. Ascolta, Raul, ma tu. Eccoci qua, dopo la paranza. Sì, sono le 21:42. I gemelli siamesi insieme a Lorenzo Meme e Azzini. Fa vedere com'è bello. Sì, gira. Presentano il traliccio stasera in forma strepitosa. Sì, e salutiamo anche. No, salutiamo anche i nostri amici del Notte di Calenzano. Sì, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, dove all'interno di questo locale un nostro amico veramente favoloso, un cantante fantastico, un musicista eccezionale, va lì tutti i sabati, mi sembra, tutti i sabati. Venerdì, sabato, domenica, insomma, quando cavolo gli pare, va a questo Notte di. E noi lo vogliamo salutare perché oggi è il suo compleanno. Non sa che lo chiamiamo, caramba, che sorpresa! Scusate, facciamogli uno scherzo appena ti risponde. La scoperta non diretta. Pronto? Pronto? Non risponde. Aspetta, risponderà. Pronto? Vasce Polani, bude přesměrováno. Ma che cazzo? Wait a moment. Ma che cazzo non me la fa? Ma chi ha chiamato? In Cioslovacchia. O dov'è Pippo? Non sarà mai andato a trombare le storie. Non lo so. C'è due numeri, li vuoi fare tutti e due insieme? Dai. Vabbè. Che altro, l'altro numero di chi è? Eh no, sono tutte e due sua, però questa Cioslovacca non me l'aspettavo. Cioslovacca. È un po' vacca. Vabbè, dai, Emiliano, glielo dai te il numero di Moriani, per piacere. Ma perché ce l'hai te? Quanti numeri c'hai in Moriani? Ce n'ho due io. Moriani Luca. Va bene, ragazzi. Allora, ragazzi, aspetta, lo cerco. Fino all'altra settimana è stato un caldo bestia. Io ho fatto invece questa settimana è freddo. No, io ho fatto il cambio dell'armadio e oggi l'era più fresco. Ma che freschi che io ero con il decespugliatore in mano, a posare le siepi sotto il sole, era più fresco una sega. Ma invece hanno detto che è fresco. Però bello, perché il giardiniere s'abbronza. È vero, s'abbronza, però ti gnudi te tutto? Sì, con il decespugliatore mi do delle frustate. Sì, è vero, sono tutto segnato, paio Gesù. Cioè, allora c'è l'abbronzatura a camionista, sì, che è quella fino a mezza mania. A mezza mania. Poi c'è quella da giardiniere, com'è? È tutto completo, però c'è le frustate addosso. Cioè, I graffi dei pruni, i graffi del decespugliatore. Ma dai. I graffi delle donne quando si passano vicino, perché il giardiniere e non fatti i cazzi tuoi. Ma sta parlando a me. Che? Ma vai di là a parlare con Pippo, la no? Pizza margherita. La pizza margherita. Sì, è una cosa nuova. Non ho capito. Pronto ragazzo. Ciao amico, siamo i fratelli Pesa. Come allora, stai? Cosa è successo? Senta, buonasera, io vorrei una pizza. Italiano vaffanculo. Vuole solo una pizza, ma noi facciamo tutto qua. Ma dillo cosa facciamo. Bombolone, Saratoga. Poi abbiamo la crostacea e quella gigante. Scusate, fate anche le maialone? La maialona lo sai chi è venuto a farla ieri? Si è assunta ieri. La tua sorella italiana. Ah, battuta! Italiani strane gente. Oh, ma ragazzi, ma. Ehi, lo sai noi come ci chiamiamo? Come? Del calamaro. Rumba a me. Ma digli del calamaro. Abbiamo calamaro. No, calamaro voleva scappare da cucina. Sì, l'ho ammazzato io con attestate. Non hai ammazzato un calamaro a testate? Come no? Io ma un calamaro gigante o un calamaro normale? No, normale, lo sai, mi fa il rumore? Sì. Noi siamo fratelli Pizza, no? Sì, assidati. Vieni a trovare pranzo, cena, dopo pranzo e dopo cena. Ragazzi, state zitto un attimo, c'ho in linea una persona. Chi c'è? Pronto? Scusate. Pronto? No, pronto? Io. Sì, sì, buonasera. Sì? Scusi, faccio una domanda. Io sono un vostro cliente assiduo. Fan. Cosa vuol dire? Però assiduo? Non vi voglio far perdere troppo tempo. Noi siamo in una radio, se senti questa confusione. Allora. E ti si sta ordinando una pizza per il MEA. Che pizza vuoi? No, una margherita o un bufala? No. In via Erbosa numero 6. No, siamo due pizze. Allora. Aspetta, un fermo. Un attimo, per essere in troppi non riesco a capire. Hai ragione, mi rispondi a me. Sì, siamo troppi. Sì, giusto. Sì, bravo. Però siccome allora ci sa lo stomaco. In me c'ha fame. Ci sa lo stomaco un po'. Invisibilio. Invisibilio. In subbuglio. Ci sa il virus. Il virus. Ce l'avete qualcos'altro oltre la pizza? Perché stasera la ci rimane un po' sullo stomaco. Cioè, tipo. Anzi, cioè, non è che la ci rimane, la si butta giù e la si rifà subito. Una cosa orrenda. Come il papero. Cosa ci potrebbe essere al posto della pizza? Cosa offrite? Allora, qualcosa di un po' più leggero, abbiamo insalate o carpacci. Abbiamo anche primi, secondi, hamburger. C'è tutto. Ma pesa di ma più. Ma noi si rifà tutto, eh? Pesa cioè, di più, un chilo di pizza o un chilo di insalata? Penso più o meno pesino uguale. Bravo, hai ragione. Grande. Allora, siccome non ti vogliamo portare via troppo tempo perché stai lavorando. Stai lavorando. Allora, ce l'avete qualcosa al limone per stringere? Una pizza. Limone no. Una pizza. No, davvero, a parte tutto. Comunque io voglio fare complimenti al 33. Bravo, perché tutte io sono clienti miei davvero. Ascolta, come ti chiami te, scusa? Sì? Franco. Come ti chiami? Riccardo. Riccardo, come sta andando? Ma come sta andando stasera? Bene. Benissimo. Si vende?
Si vede. Calzoni, a bestia. Calzoni. Cosa vuol dire si vede? Calzoni e focacce. Bella roba, viva le focacce. Allora, qui ci sa fame. Si può avere anche quell'extra large così poi la dividiamo con ma tutti? No, noi ti si voleva salutare, Riccardo. Un saluto grosso a te. Ma vieni a trovarci quando ha finito di lavorare. Un saluto a Riccardo del Renner Pizza 33. Portaci il limone perché noi ci se la fa addosso. Devo ordinare davvero, porca di quella droga. Prendi e ordini con il tuo cellulare. Ciao Riccardo, buon lavoro. Devo ordinare la pizza. Aspetta, devo ordinare davvero. Fermi, devo ordinare. Allora, pizza margherita con bufala, se è possibile. Ma è vero? Allora, grazie. Una margherita con bufala. Sì. La volevate grande o piccola? Bella grande, così la divido con tutti. Dai. Non la voglio. Sì, ma la mangio. Grande, grande. Ma con le posate? O ce la puoi dividere? Allora, non la tagliamo perché si rovina nel trasporto, vi mando le posate. Grazie. Sì, tanto siamo via, un secondo. Il trasporto con cosa lo fai? Con chi si fa il trasporto? A piedi, verrà. Sì, no, te la tirano con la fionda. Con il carro funebre. Esci fuori e ti arriva una pizza. Ma no, siamo qui accanto, verrà a piedi, no? Oh, Riccardo. Non si sta scherzando, ma la pizza si vuole davvero, si come vuole. Viene il motorino comunque? Siamo qui, a piedi. Ma viene comunque, posso fare? Meno rimane più calda la pizza, ci puoi mandare una donna. No, non ce la mando. Sarà difficile. Invece di 33, ce n'è una 90, 60, 90. No, smettila. Io sto scherzando. Io è per questo che faccio coppia con Raul. Sì, perché lei è un genio. È un genio, veramente. È un fottutissimo genio, cazzo. Riccardo, però non stiamo scherzando, si vuole la pizza, No, davvero. Io la mando grazie. Anche la pizza. Ci vede, non la si paga, ci sono dei soldi. Quanto viene? A posto. Allora sono 11:10. Benissimo. No, sono le. Paga Pippo, paga. Sta zitto, paga Pippo. Finalmente paga Pippo. Oi, questa trasmissione è un casino. Riccardo, mi raccomando, non la pesticciare, cioè nel senso ora perché no, ora perché ti sei fatto un grullire, non ci tirà un così. Ma l'indirizzo l'hai presa, aspetta. Di Erbosa 6. Guarda, siete clienti per davvero, per cui ce l'avevamo già. No. Grande! Siamo lì. Scusate, posso dire una cosa? C'è qualcosa omaggio? Posso dire una cosa? Omaggio? Cioè, allora avete in omaggio la bibita? Sì, vino. Va bene, vino, faccio un'eccezione, vino bianco o rosso? Rosso, perfetto, come dolce? Comunisti, no. Tirami su! Come dolce no. Tirami su! No, i dolci non si vuole perché sennò... Ma zitto, lo voglio io, ma scusa, che cazzo! Ma gli ho detto ci si caga addosso e tu gli viene di dolci. Ma ti cagherai addosso? Va bene, allora sto sì. Sto benissimo, ho una gran fame! Allora Riccardo, anche il dolcetto. Anche il dolce, ne mando uno a caso. Sì, della nonna. Ma quale della nonna di Riccardo? Della nonna di Riccardo. Della nonna. Non è più buona da diversi anni. Oh, no. Porca miseria, ci dispiace. Scusa. Un saluto alla nonna di Riccardo. A posto, allora, sono 11:10, vi mando subito l'ordine. Grazie Riccardo. Ciao. Chi è? Aspetta, scusa, all'11:10 tu la vuoi la pizza? E tu hai detto ce la dà a noi. Ma ci prendi per il culo. No, l'hai presa all'11:10. No, all'11:10 è il prezzo. Pronto, chi è? Chi cazzo è? Chi? Gesù. No, Gesù, Valde. Gesù no. Il traliccio. Seguimi sui nostri canali social Facebook, Twitter, YouTube e nostro sito web. Intraliccio! 1-0! Raul Guidotti! Guidotti! Su. Ehi! Emiliano Buttarone! Imea! Allora, facciamo il film. No, si fa dopo. Allora, cosa facciamo? Io voglio fare qualcosa di intelligente. Ora io volevo parlare seriamente di una cosa. Della Pimpi. Se devi dire... No, della Pimpi. No, io volevo fare una cosa intelligente. Un Pippo, Vai. Non c'è verso. Sì. Volevo fare la rubrica nuova. Ah, ora? Alle 21:54. Cosa c'è? No, dovevo. Allora, io mi ero preso uno spazio. Va bene. Per parlare di una cosa di drogati. Di drogati? Allora, sì. Di drogati, ragazzi, salviamoli. No, di un portoghese. No, ma portoghese drogato? No, c'è drogati in portoghese. No, c'è una serie molto, molto bella sulla vita di Pablo Escobar. Escobar, il più grande narcotrafficante della Colombia. Ciao ragazzi, sono Pablo Escobar. Esatto. Ed è nulla. La doccia nulla. Nulla. A un certo punto mi ha fatto senti buona. Tanto Pablo Escobar non usava il preservativo. No, anche quello. Ma non usava cocaina, però la spacciava alla grande. Io spacciavo. Non spacciare. Ma noi siamo fratelli Lecca. Quando si parla così, io volevo leccare. Uguale a Pablo Escobar. Certo. Quindi si chiama Narcos. I Narcos. La fiction si chiama Narcos. La fiction. È finita la prima stagione. Sì. È finito, vero? Ora. Ma si dice il finale? No, non glielo dire perché magari c'è gente che la può vedere. Ci si buca. Tutti. No, per il Roseto.
Comunque è una fiction molto molto bella, fatta tutti molto bene buchi, sulla storia Leo. Della Colombia, tra l'altro, perché in Colombia, sai, negli anni 70 c'era l'America, l'America, e odiavano i comunisti, ce l'avevano comunisti. Chi? I colombiani. A me mi stanno sui cazzo colombiani, eccoci, te lo dico. Cos'è questa i colombaci, i colombiani. E allora io vi consiglio questa serie perché è bellissima, non ve ne parlo, andate a guardarla, chi ha Netflix la può vedere. Cos'è, se no, questa cosa? Netflix è praticamente un abbonamento online. Con chi? È un abbonamento online per vedere queste fiction meravigliose. Ma se non potete avere Netflix, cercate di scaricarvelo in qualche modo. Se no andate su YouPorn e vi levate i denti. Però sarebbe meglio guardarle pagando, ecco. Pagando cosa? Pagando Netflix. 9 euro e qualcosa al mese. Vabbè, ma poi se diventa quello... anche di vedere e paga. Aspetta, e ragazzi, mi raccomando, pagate il Netflix. Comunque, Narcos, la serie, la cosa bella di questa serie, oltre agli attori bravissimi, è la colonna sonora. È stupefacente, davvero. E come fa la colonna? Questo è un cantante portoghese. Te l'ho detto, è portoghese. Questa canzone si chiama Tuyo, che vuol dire sarò tuo. E la canzone di Rodrigo Amarante. Io intanto saluto Senti Simone Berni e ci ha detto Buhaioli e c'ha ragione. Ciao Simone. Questa canzone, senti com'è bella. Che state caro? Roma, mica città. Ma dai, leggi la traduzione di questa canzone. Bella, eh? Ma lei è un po' lenta, però. Aspetta. Ora. C'è il notiziario, poi c'è la Valentina, sicché... Da questo? Ma fai tu volere. Aspetta, di cui si era prenotato? Si mette tutta la canzone? Ma che tutta la canzone? Ma bello spagnato! È bella questa canzone! No, lo so, ma non tutta, dai! Bella. È bella, ma non tutta! È bella fino a un certo punto, poi rompe così! È un po' tipo il jazz! Mamma mia! Grazie. È un po' tipo il jazz, no? Che bello il jazz, no, bravi, bravi, ma dopo un guarda, allora mi rotto così! La traduco! Leggo la traduzione! Sai vedere la foto? È passabile? No, levala! Ah, levala! Vuoi fare la briga, entriamo! La volevo fare, ma... Non lo so, dillo! Sì. Che dice sta canzone? Ah, bella, scusa, bella, fai vibrato, fai vibrato? No, bella una sega, ma avete rotto coglioni fuori bello, onda tutte a dire bello. Bella ma è come i jazz. No, è bella ma è come questa i jazz, è bellissima. E dopo due minuti rompe coglioni. Ma no, è una canzone bellissima d'amore, tra l'altro. Ma quale amore, amore? Lui gli dice io sarò la tua spada, io sarò la tua torre, io sarò... Tutta roba dura. Tutta roba dura, tutta roba dura. Comunque è bellissima. Tuyo di Rodrigo Amarante, scaricatela, compratela, fate quello che volete, ma dovete averla. Benissimo. E quando ce l'avete scaricatela da qualche parte. Allora, ora siccome siamo nell'ambito di ognuno c'ha la propria rubrica. Ah, va bene. Io ho la mia rubrica anch'io. Sì. E poi la Roxy. Aspetta. Aspetta, dimmi. Sei ora le maiale? No, dopo. Adesso c'è una rubrica importantissima. Cioè, è una rubrica importantissima. Ma stai cercando di fare. Ora basta. Ti do una testata. Aspetta, guardala. Cosa vuole? Vuole fare una foto. Ma c'è la rubrica. C'è la rubrica, deve fare la foto. Ma la gente non la vede la foto. Incis. Ci viaggiare informati. Benissimo. Avete smesso di rompere i coglioni? Avete fatto festa? Avete finito? No, io. Perfetto. Questa è una rubrica. Non è una rubrica di merda, è una rubrica importantissima. No, allora, il MEA, dovete sapere, il MEA non ha letto niente. Pezzo di MEA. Non ha letto le nemmeno figure, il. Solo le figure. Guarda le figure e basta. E di molte delle figure che guarda lui sono le sue figure di merda. Quindi. Però abbiamo Raul. Abbiamo Raul ed Emiliano che leggono. Raul, l'ultimo libro che ha letto Moby Dick. È vero, ha letto Moby Dick. Ma io è bellissimo. Ma io l'ho letto a 14 anni, è bellissimo. C'è scritto Raul unicamente pensante. Emi, tieni giù le mani. Da chi? Allora, attenzione. Allora, questa è la rubrica. È la rubrica. Sì. Un libro per ognuno di noi. Così, non vent'anni. Vabbè. Un libro per ognuno di noi. Sì, così siamo tanti, tanti libri. No, vabbè, questo è un pezzetto del Piccolo Principe. Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sapranno ridere. E rise ancora. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così per piacere. E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere quando il cielo sarà carico di stelle. E se il tempo passa...
sarà per tre. Sarà per te. Se non è mai presto, sarà, sarà per te. Ale, lapis. Se ho sbagliato e ho riprovato, sarà per te. Se quando sono solo ho paura a star con te. No, ma considera gli streaming. Ah, sì, sì. No, c'è la Monica Matteoni Pimpi. C'è la Pimpi, me. Guarda, vieni, Rauch. Bella, vabbè. La, oh, mi fai della Pimpi o me? Vabbè, pizza. Come tu fai a vedere come lei la, ma la pizza è buona. Oh, gira, buona. Gira il telefono. Gira il telefono. Sarà per tre. Come tutti i martedì c'è un ospite speciale e anche stasera nel momento dell'ospitone abbiamo una grandissima artista toscana, una cantante che è arrivata in finale a Castrocaro, ha poi fatto dei singoli, ha fatto dei singoli, ora ha detto così, ha fatto dei singoli, anche te tu fai dei singoli, non la stuzzicare, guarda, non la stuzzicare perché anche lei... Emiliano fa dei singoli, no, ragazzi, sei bravo, sei il vino, sì, va bene, signore e signori, è con noi Valentina Borchi. Oh, che bello, oh, che bella questa. Vale, ciao Valentina. Innanzitutto un piacere enorme averti qui. Oltre a essere comunque una grande artista, sei anche un'amica, quindi doppiamente piacere. Cosa stai facendo? Ma ora siamo in promozione, in piena promozione di questo nuovo disco, anzi sì, che ce l'hai portato anche a noi. Certo, è a giro. Dopo ascolteremo un brano. Forse sotto le pizze che stanno. Addirittura. E niente, vabbè, te mi conosci ormai dal primo disco, quindi mi hai seguito già. Io mi sono tempo. Subito innamorato della tua voce, fra l'altro abbiamo collaborato anche in un video bello. Una bella esperienza, un bel lavoro. E niente, piaciuto. Quindi giriamo con questa promozione, quest'estate ci saranno delle grosse novità che. Farò, diciamo, l'apertura di concerto di un vecchio big che ancora non si può dire. Un grande della musica vecchia. Un vintage. Ascolta Valentina, ma tu sei anche autrice dei tuoi brani. Sì, anche. Vedo però che c'è anche qualche brano però che ti è stato scritto. Sì. Tipo Dammi un'ora da Dorsi. Sì, ora non cominciamo. No, dammi un'ora da Dorsi, dammi un'ora. Dorsi è l'autore. So. Dammi un'ora, mi raccomando. Dammi un'ora, e che ho detto dammela io? Un'ora. No, è dammi un'ora, dammi perfetto. Un'ora. Dammelo un'ora, no. Ecco, ti trovi bene, ti trovi meglio nello scrivere di brani o nel raccogliere brani cuciti addosso per te? Ma senti, l'esperienza di scrivere è sicuramente una crescita artistica, quindi esprimo maggiormente quella che sono, però ancora non mi sento di dire di aver spiccato il volo in quella direzione. Brava. Quindi c'è sempre spazio, anzi prima con il nostro super, con il dottor Misuri, Misuri che mi ha reppato, ti ha misurato bene, ho visto, mi ha reppato tutto il suo repertorio di poesie. Bene sì. Ti ha detto anche quella della rosa che tiene in tasca. Aveva tutto farti una rosa in tasca probabilmente. Il gambo della rosa. Sì. Il gambo marcio. Senti, andiamo avanti. Volevo sapere io, questa esperienza di Castrocaro, ce la vuoi raccontare in due parole? Dai, bello. Guarda. Io ho acceso la televisione e vedi la Valentina. Dici, è stato emozionantissimo, ragazzi, perché stranamente io che sono sempre critica sul fatto che tutte queste cose che in televisione sono un po' impastate. Sì. Stranamente non è così. Quella è una cosa vera. Vera, io sono arrivata lì per meriti, non meriti, insomma, per averci provato e è andata bene, poi ci siamo ritrovati lì su Rai 1 in diretta, quindi una grande emozione, ma bello. Voi sapete di che parlo, comunque la televisione, il palco ci fa sentire piccolo come una formica, ma una grande emozione. Sì. Da rifare tutta. Consigliata anche. Bello. Senti, di questo nuovo, insomma, parlaci un attimino di questo nuovo lavoro. Di cosa parla? Parla di te, parla delle amicizie, della vita, di cosa parla? Un po' di tutto, guarda, in realtà Emiliano è una riscoperta, questo essendo anche fatto anche con canzoni mie scritte da me, quindi parla di me, ma è un inizio di un percorso. Il prossimo, che è già in lavorazione, il prossimo disco sarà totalmente diverso da questo, perché sul prossimo mi butterò direttamente anche su delle sonorità diverse, totalmente stravolte,
quindi è come se fosse il primo passo verso una strada. Bello, bello, il primo passo poi si ricorda sempre, sì. È quello più importante. Sì, assolutamente. Senti Vale, qual è il pezzo, allora, non lo so, sicuramente saranno tutti per te importanti, ma il pezzo al quale sei un attimino più legata, anche, non lo so, più diciamo che lo senti proprio il tuo figlio, il tuo primo figlio? Ma sicuramente quella numero 5, una tematica importante perché comunque parla di adozione e di abbandono, e non dal punto di vista sociale ma più sentimentale, proprio l'emozione che si prova, può provare un figlio o una madre a abbandonare un figlio, quindi ci sono particolarmente legata, tematica importante, bello, bello da ascoltare. Allora, Vale, io ti volevo fare una domanda e non c'entro con questo CD. Io e te ci siamo conosciuti con un pezzo che si chiamava Lunatica, che comunque parlava di te a quel tempo. Certo. Ecco, quanto sei rimasta lunatica? Sei ancora lunatica oppure crescendo ti sei calmata? Hai trovato la tua dimensione? Quindi diciamo che la luna non influisce più su di te come in quel periodo. No, sono peggiorata probabilmente. Sempre più lunatica, sì, quindi. Ora gli danno anche i soldi. Come le mareggiate. Senti Valentina, allora rimani qui con noi. Noi andiamo un attimo in pubblicità e rientriamo con un tuo brano. Perfetto. E lo sai come si intitola il tuo brano? Fammi indovinare. Invadi e prendi? Brava, invadi e prendi. Pubblicità. Ciao. Il traliccio. Bravo, ma mi senti un po' lei. Capito? Che tu sei con la diretta quella? Ciao Sonia! Sì. Emiliano, c'è la Sonia Mazzoni, saluta! Ciao Sonia! Capisco, l'ho detto io perché sennò lui. Ma non vedo niente, è laggiù! Non lo vedo nemmeno io! E allora levalo! Valentino! C'è il cameraman, non lavora! Metta che si sole! Dai, ma fai il cameraman! Cameraman, lavora! Sta lavorando! Ma t'ha sbagliato? Aspetta, sta facendo vedere il CD, via! Allora, ricorda un po' di data dei gemelli siamesi. Data dei gemelli siamesi? Oh, quante se ne ha oggi? Stupendo! Brava, Santiago, 19! Oh, allora, il 19, uno è portavo 20. Dai, leva. Guarda, così almeno tu mi ricordi. Andiamo, film. Film. Allora, camera! Bella, lavare! Film? Ok. Così tu vedi. Down. Bellissima canzone della Valentina. Bello questo pezzo, brava Vale, brava. Bello. Questa bello, è Valentina bello. Borchi, dove è andata? Allora, incredibile. Ce l'avevo accanto, Valentina Borchi, l'ho scoperta io quando... Abbiamo Maurizio che ti intervisterà. Eravamo tutti ti quanti insieme, i ragazzi, c'era lei, Marco Carta, poi c'era Scalus. Giobbe Covatta, e io scoprì questa ragazza molto brava. Sì. Se lo smette di chiacchierare mentre parlo, io la caccio fuori dal Pippo. Teatro Parigi. Ha rotto cazzo, Pippo, avete rotto con gli occhi. No, aspettate un attimo, ragazzi. Allora, Valentina, innanzitutto avvicinata al microfono perché non si avvicina. Ma qui, voi lo sapete. Che sta succedendo? No, qui? Aspetta, fermo. Cioè, voglio spezzare una lancia nei nostri confronti. Per noi. Non è facile. Non è facile, lo so. Noi facciamo confusione, siamo dei casinari, ma vi giuriamo che fuori è peggio. No, va bene ragazzi. Allora Valentina, stavamo dicendo, sì. Non sei mai stata intervistata da Maurizio Costanzo? Ma nemmeno da... Io stasera invece da Maurizio Costanzo. A Luca Giurato. Lo fa intervistare. Ciao. Allora sì, che cos'è la cosa bella che Valentina Borca che c'è. No, Borca Valero. Che è? Cioè Valentina. Ho sbagliato. Borchi, batteria scarica. Ho sbagliato. Accidenti a quella cosa che finisce. Allora, la batteria scarica è una diretta. Cosa bella che ci abbiamo così con una cantante molto brava che viene dal Livorno che si chiama Valentina Borchi. Sì, che no, ci ha fatto una Borchi come Borca Valero. Che sono d'origine pisana, perfetto, non ho parole. La diretta straordinaria. Allora Borchi, ci canti qualche cosa. Che ci canta oggi? Ma che... cos'è che ci canta? Ah, così, a cappella, come funziona sempre a uno mattina. Vai. Luca, la cappella lasci dove... Ascolta. Con Valentina Borchi possiamo anche parlare di... meglio. Oroscopo. Bravo. Allora, con Valentina Borchi. Allora, sei fidanzata? No comment. Cazzo, questa cosa dei cantanti, no? Quando venne Ligabue, che è una cosa sola, disse di non facile Ligabue. Prova. Dici, Ligabue, sei fidanzato?
la vita non è una salita in vita. Hai capito? Ci fa super scazzo che non si capisce. Poi Tiziano Ferro dice: sei fidanzato? Dice: no, come? No, disse. Cioè, cantantici italiani. Allora, dobbiamo dirlo, siete io ve lo dico, sono sposato, sono felicemente accoppiato, è una cosa bella. Sì, ciao, buonasera, sono Pupo. Pupo, quante fidanzate hai avuto nella tua vita? Sì, ciao, buonasera, sono Pupo. Ecco, ragazzi, se tromba Pupo potete trombare anche voi, questa c'è, è una speranza bomba, per tutti. Se tromba Pupo cosa? Ha trombato forte. Ma cioè, tante. C'è arrivato, perché ha più ex Pupo de... Chi è? Buonasera. Chi è? Chi? William. Ma questo l'ha portato lei? No, io no, assolutamente no. Regia, mi dite come si chiama William Gray. William Gray. Sa quello di 50 sfumature di grigio? Abbiamo William Gay che è venuto a raccontarci i ragazzi che si chiamano, sì. Che, come si chiama? Gay. Che sì. Si amano fra di loro, non c'è niente di male. Dicolo. Non c'è niente di male, ragazzi. Se vi amate fra di voi. Inquadrate l'altro, ecco. Sì, vabbè, non so cosa c'entro io, però. No, vabbè, diciamo, allora facciamo outing. Io e Raul siamo buchi, va bene? No, allora, io e Emiliano. No. C'è niente. Voglio mettere i puntini sulle i. Io e Emiliano siamo compagni. No, siamo stati buchi per un giorno. Quando? Perché allora voi dovete sapere è che è un programma nuovo di realtà, buco per un giorno. Vuoi partecipare anche tu al nostro nuovissimo programma buco per un giorno? Mi fate raccontare perché. Presenta Enzo Minchio. Sì. Allora, ragazzi, la settimana di San Valentino le Ferrovie dello Stato hanno fatto una promozione. Praticamente un biglietto, cioè due biglietti al prezzo di uno se andavi con il compagno, con la coppia, serie. Siccome Emiliano si doveva andare a Milano e andare a Milano costa un sacco di soldi. Pensa si va a Milano. Allora abbiamo fatto il biglietto, quello appunto per gli innamorati, per San Valentino, per la settimana di San Valentino. È una cosa tutta vera, eh? Sì. Siccome siamo abbiamo onesti. Pagato un biglietto solo e appena è entrato il bigliettaio mi sei detto ha siamo fatto biglietto e io sì guardi. Grazie, ce l'ho io. Oh, non ci crederete, ma è andata così. Ci hanno fatto la multa. Diglielo, ci hanno fatto la multa. No, non è vero, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo spuntata. Sì. Buchi per un giorno. Su Real Time, presenta buchi per un giorno. Enzo Minchio, ciao. Enzo Minchio. Vabbè. Oi, vabbè. Ma vogliamo dire qualcosa con la Valentina? Ma se cosa vale, dai, di qualcosa. No. Cosa vuoi che dia? Ma la Valentina è una ragazza di mondo. Ma come cazzo allora, ti vesti, lo Valentina, so io cosa deve troia. Dire la Valentina. Io voglio andare a lavorare a Radio DJ. Mi state sul cazzo voi. Ma guarda. Bene. Fai domanda. Francesco Guasti, salutiamolo e invitiamolo qui da noi. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Torna da noi, grande Francesco Guasti. Francesco Guasto, bravissimo. Visto che parliamo di cantanti, un grandissimo cantante toscano sta anche a Prato. Lui, con la barba. Francesco Guasti. Bravo. Va bene, dicevo. Sì. Dai, appunto, fai la Valentina. Domanda. Scusa. Allora, la domanda, domanda intelligente. Non è una domanda. No, Enzo Minchio vuole fare una domanda. Dire, no, Enzo. Devi approfittare dei nostri radio, tele. Posso? Books spettatori. Per la rubrica come cazzo di vesti, ma no. È possibile che si metta questo cazzo di colore, no? Questo verde pisello, un po' lime. Ragazzi, fermi tutti. Questi capelli grigi. No, verde pisello c'è la Roxy. Ragazzi, fermi tutti. Roxy. Minchia, un po' del canto. Fermi tutti. Questo è verde speranza di pisello. Ci stai fermo. Oh, dai, vabbè, allora è la fine. Ma dai, ma perché me l'hai messo in bocca a te? Cioè, no, cioè, volevo dire. Si contenga, Criblo. Va bene. Dai, chiudi. Stavo dicendo, la Valentina deve dire ai nostri radio, Facebook, telespettatori, come facciamo a rintracciarla. Il ma suo Facebook. Ma no, dopo c'ho gli stalker. Come si chiama su Facebook? Valentina Borchi. Come si chiama? Come si chiamerà? Cazzo. Antonio Pisano, come si chiamerà? Valentina Borghi. Io ho un casino così, non è diretta radio, non l'ho mai sentito. Ma poi per sti cazzo di capelli bianchi, ma come ti vesti? Allora, ragazzi, stavo per dire una cosa importante. Allora dilla. Allora, fermi tutti. Ci mancherebbe. Fermi tutti, sta per dire una cosa. È dai 74, non la dici. Mi metti una base importante, per favore. È una cosa importante, Forza realmente. Italia, no, Forza Italia. Oh, non ti provo a mettere Forza Italia, spacco tutto il che c'è. È una cosa. No, mi metti una base importante, no, realmente. Sta cantando, sì.
Una basetta, ecco. No, questa è una basetta. No, mi metti la base di Superman. Vecchia, una base importante, la base di Superman. È bello, è bello. La voglio. Ma poi sei di fuori. Te la voglio la base di Superman. Voglio. Vado? La base di Superman? No, la voglio quella vera. Faccio anche la base della Pantera Rosa. Mi ci voleva la base. Ascolta. Mi metti la base di Superman. Fa le basi. Ecco. Zitto. Ma non è ma Superman. Che cazzo di... Ma che cazzo è? Dragon Ball. Ma che questa è la sigla? No, è Superman. È la sigla di Buho per un giorno. Ma Superman. Con Enzo Minghio su Real Time. Non mancateci. Buco non mancateci. Buco per un giorno. Ci poi siamo. Se ti piace anche il giorno dopo. Allora, vabbè. Ci siamo o non ci siamo? Posso aspetta, fare. Aspetta, salutiamo la Daniela Celli, Sonia, la Rebecca, ma pigia qui. Ma quante donne? Ciao Daniela, ciao. Vabbè, ce io voglio leccare. Oh, siamo i fratelli Lecca! Che siamo alle maiale ora? Eccoci, no. Zitti. Attenzione. Questo. Voglio dire questa cosa importante. Cosa importante. È dal 72. È dal 72 che la voglio dire. Che la voglio dire. Ragazzi, questa è una cosa importante. Vai. È dal sì, ma non fare Raffaello. Fai finire. Ma non fare Raffaello, sto offendo la sorella. Vai. Cazzo, ma dal 72 allora. Sei venuto via. Ma mi fai l'enfasi. Va bene. Io la devo fare. No, io. Aspetta, ricordati le pause. Ah, dimmi quante pause devo fare. Tre pause. Ragazzi. Alza la base, cazzo. Ragazzi, voglio dire una cosa importante. Pausa. È dal 72 pausa che non vedevo due pompe così. Sì! Cazzo! Guarda che pompe! Cioè, hai voluto anche guarda la base. Che pompe! Cioè, la base a cosa serviva a reggere le pompe? Cos'era? Ah, così per fare un po' di scena. Vabbè. Ma ora si parla di topo perché sarebbe venuto a come? Ah, è tra un quarto d'ora. Tra un quarto d'ora c'è allora, la rubrica. Dobbiamo fare il film. Ah, ora c'è il film, Pagliai, se vuoi partecipare. No! Film in diretta. Mi sto sentendo. Chi c'è? Stanno attaccando Tokyo. Ma che sì. Sto attaccando Tokyo. Ora vado col Brian Condor. Tanto non ce la farai mai. Sì. Ma lì. Ti trapanerò. Lo sai chi abita a Tokyo? Chi? Il Tokyo Hotel. Ma va, culo. Ragazzato. Sto Allora vieni qua. Sto distruggendo Tokyo. Ci penso io. Maledetto Mazinga. Sto uscendo ora col Brian Condor. Mazinga. Buho! Vaffanculo, aspetta! Aspetta! Mazinga fuori! Aspetta, hai lo metto dentro! Anche te! Aspetta anche un te. Attimo! Cos'è che tu hai mangiato la pizza, lo metti fuori, ma hai sputato sul microfono! Ci sta a fare Mazinga! Io! Alla barda spaziale! Non ce l'ha la barda spaziale! Non ce l'ha il salto atlantico! Non ce l'ha! Fuori di ma che cazzo di armi sono? È l'arma segreta. Ho capito, ma dille. La larva segreta. No, hai detto tutte armi che non esistono. Aspetta, dico l'arma segreta. Sì, dice aspetta, l'arma segreta. Oh, ti tiro la bottiglia. L'arma segreta. Qual è? Ah, segreta! Non è segreta perché non si sa che vuol dire. Ma nemmeno lui, chissà che cazzo ha lanciato. Ragazzi, guarda, mi avete fatto venire l'ulcera. L'avete fatto venire? L'ulcera. Fatto venire? Avete fatto venire? Hai duodeno. Io voglio leccare. Oh, si chiama ora? Oh, dai. Allora? Pubblicità. Il traliccio. Bene, ora si fa il film, ma io non voglio essere il comandante Crotal. Chi è Crotal? No, ma ha detto te sei il comandante Crotal. No. È rimasto solamente lo buco. I personaggi di questa fantastica puntata saranno il comandante Crotal. Chi è? No, non è possibile. È il comandante della nave Alfa. E che? La nave Alfa. Che cazzo, è una fantasia, oh. Ma si chiama nave Alfa. È una nave di merda. Chiamiamolo in un altro modo. Alfa 2. Ora sì che ci ha fatto. Aspetta, c'è qualcosa. La nave, allora, la nave si chiama Severin 82. Va bene. Comandante Crotal. Cos'è? In diretta dagli studi bianchi di Radio Rosa in Firenze. Come si intitola il film? Martedì al cinema. Stasera ho il direttore della fotografia Cosimo Pagliai. Un pezzo di Lucio Dalla bellissimo questo, tra l'altro. Allora tu sei il comandante Crotal. Ma perché Crotal? Lui è il bucaniere Io bene o male sono il comandante Crotal, il bucaniere è lui. Io sono il bucaniere. Sì. Perché il bucaniere è lì sui fuscini. E come parla? Astos. Astronzo. No, Astos. Come parla il bucaniere? Il bucaniere per una volta deve fare la voce un po' così.
Comandante Crotal, ci stanno sparando! No, il bucaniere c'ha la voce così. Ciao ragazzi. No, è sono i bucaniere. Ciao ragazzi, sono i bucaniere. Ecco, bello. Allora, va bene così. Sono i bucaniere Astos. Però poi ora vi si toccano una volta i buchi, eh? Io ve lo dico. Vabbè, io sono scusi, un scusi, regista? C'entro niente. E sono Astos. Allora. Allora, il bucaniere Astos. Sì. Il comandante Crotal. Sì, sono il comandante. Il comandante Crotal. Questa voce faccio la sinossi. Voce impostata come ti sei. Cosa? Così, bravo. Sono Crotal. Sono il comandante. Prova. Sono il comandante Crotal. Della nave Severin 87. Sono il comandante Crotal della nave. della nave spaziale. Sono il comandante Crotal della nave spaziale Severin 87. Comandante, che si può aprire un finestino? Fa un caldo. Questa astronave, sì, guarda. Però chi ci ha fatto salire i buco? No, io. Io che palle, ma perché c'ho il bucaniere buco? Ma infatti, questo si chiama il buono nello spazio. No, vabbè, lui si è portato il lui. Film è buono nello spazio, deve essere fatto per. Però siete omofobi, eh. Allora, andate, chi è che fa gli effetti speciali dei raggi laser? No, lo puoi fare te. Te lo faccio io, vai, te la faccio io. Allora, la Valentina Borchi, o Borchi, fa gli effetti speciali, quindi. Allora, queste sono stelline ninja, puoi fare qualcosa. Questo sembrava. Questo è il mitra. Cosa vuoi? La cosa nello spazio è. Più un piccione. Vai, vai. Sì. Scusate, a me sembrava più un boccaponcio, però. No, dai. No, buongiorno, te quando spari, però devi anche fare il verso del. Scusa, del regista. Su questa nave spaziale ci sono quelle capsule che io le metto dentro e poi. E mi va nello spazio. Sì, volendo. Ci monti sopra i bucaniere. No, i bucaniere. L'ha assunto lei, comandante Crotal. Ma che cazzo avevo bevuto? Poi c'è l'ammiraglio Akbar. Regista, mi ridici che devo fare. Allora, sì. Il comandante Crotal. Sono il comandante Crotal della. Sono il comandante Crotal della nave spaziale Mauri Severin. No, se Mauri non c'è. Vaffanculo, eh? Severin 87. Ma perché me la chiami in un altro modo? E sono indignato. E sono indignato. Ci stanno attaccando. Perché sono indignato? Perché ci stanno attaccando. E che fuori dispregi? Sì, ci stanno attaccando. Regista, ma a me non mi attacca nessuno. Aspetta. Il bucaniere Astos è famoso, sì, per essere molto rapido nel colpire. Va bene. Perché mentre ci attaccano con i raggi laser, il bucaniere Astos chiederà. Senta, sono veloce. Chiederà il permesso al comandante, sì, sì, Rotal di attaccare. Sì, sì. Comandante Rotal, posso attaccare? Attacca dai cazzo. Mi raccomando, un film è serio. E comandante? Sì. Dove fa anche la tatatà? No, io no, mi rifiuto. Di fare. Prova, allora la prova è questa, bucaniere, prova a sparare. Io? Sì. Tatatà. Sì. Tatatà. A un certo punto un urlo nello spazio, si sa che non lo faccio. Che il suono nello spazio non si sente, ma siccome è un film si sentirà. Sente. Vai! Urlo nello spazio. Prova un attimo l'urlo, sì, provalo. Perfetto, sei più uguale. Bene. Ragazzi, ho da salutare i calonaci. Perché ieri a Full Room ci ha salutato. Grande. Allora, Alonaci. Ciao Alonaci. Ciao, grande Alonaci. Ciao dai bucanieri. Ciao dai bucanieri. Allora, si prova? Io mi vergogno. Io mi sono impressionato. Cosa cazzo sta voi succedendo? Voi siete nello spazio. Sì. E i pagliai? È il nemico. Come? Il pagliai è il nemico. No, che sculo il nemico no, eh. Oh. Oh, che sculo. vabbè, allora dai. Dai, vabbè, facciamoci denunciare dalla tu Lega. Tu sei... Tu dalla sei protezione degli uccelli. Facciamoci denunciare ora dalla cosa, dalla protezione dalla animali. Dalla Barbara Dulce. Allora, dalla Lega Caccia. Il pagliai e l'alieno Minchios che dovrà stare. Che è successo? È rimasto incastrato. No, ora è rimasto no. Incastrato. Allora, il pagliai. Io dai a Pippo. Il pagliai è l'alieno Minchios. No, l'alieno Minchios va d'accordo con Crotal. Aspetta, esatto. Pagliai. Sì. Prova a fare l'alieno Minchios. Se non ti riesce a fare l'alieno, fai il romano. Mi sto attaccando. Mi sto attaccando. Vivio. Son Minchios, ma lo metto al culo tutti qua. No, vabbè. Dobbiamo difendere. Dovevo difendere. Il pianeta Mykonos. Di Mykonos. Minchios. E io ci sono stato a Mykonos. Sì. Mykonos. In Grecia. Okay. Con mio amico il finale è questo. C'è una pistola laser? Sì. Me la presti? Sì, la sto dimostrando. Restamela. Io lo so, non gliela dare in buco. No. Se volete, se rivolete indietro la regina Padala. Chi? Padala. La regina Padala. Ma che cazzo di nome? Sono nomi fantastici. Sì, ma so Padala. Ma scusa, lui si chiama Minko, se non possiamo, si può chiamare Padala lei. Ah, voglio. Allora, mettetevi in come si chiama lui? Nabucodonosor. Astos. Te sei Crotal. Astos. Minko. e Padala.
Se rivolete, a Romano però lo devi dire, eh? Se rivolete in cambio, se rivolete vi sarà salvo. Ma perché vi dovete appoggiare? Ma perché? Proxy, ma perché appena senti duro ti devi appoggiare? Una cosa incredibile. Ma non è una sedia, ma è una cosa incredibile. Vabbè, sta appoggio. Ecco, signorina, ora la viene il posto mio, eh? Vabbè. Allora. Sì, ci siamo? È tardi. Dai, facciamo sto cazzo di vai. Film. È una tragedia. Comandante, sono il comandante Krotos della stazione spaziale, perché è una stazione spaziale, non è un'astronave, sì, esatto. Lui. Non te del cazzo. Esatto, della stazione spaziale. Ale, il cazzo di film! Dai, basta! Lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio. Aspetta, sigla alta! Sigla alta. Attenzione! Sono il comandante Krotos della stazione spaziale Severin 2.0. 87, ma va bene uguale. Sì. Sono il comandante Krotos della stazione. Ma puttana, puttana della maiala! Sono il comandante. L'ultima frase, mi ricevete? Sono il comandante Krotas. Krotal! Sono il comandante Krotal, comandante della stazione spaziale Severin 87. Mi ricevete? Mi ricevete? Au! Io so come mi chiamo. Minco. Sono Minco. Sono Minco. Ora arrivo. E verò un po' del pianeta di Mykonos. Ora arrivo e verò un po' il bucio a tutti quanti. Se rivolete viva. Se rivolete viva. La regina Padala. La regina Padala. Stop! Allora gli attori imparano la parte. O se no non vengono qui a far perdere tempo alla gente. Hanno rotto, chi ce l'ha il bucaniere Astos deve intervenire. Oddio che ansia, guarda. Sto a dire aspetta, gli spiega la parte. Ho capito, gli comandante, sì. Ce la salviamo la regina Padala? Eh? La salviamo, comandante? Sì. Che ce la salviamo la regina Padala? Padala? Bottana. No, ma che bottana? No, la salviamo o no? Sì, la salveremo. La salveremo. Sì, la salveremo. Ma come si? Prepari il cannone? Posso dire una cosa? No, sì. Prepari il cannone. Bene. Allora, ok? Questa sì, è la sì. Ok? Allora, attenzione, rifacciamo da capo. Vi ricordo. Le comparse, per favore, silenzio. Vi ricordo l'ordine. L'ordine, perché questa sì. È buco nello spazio 1. Poi c'è il 2. Sì. Non ci si va a fare lo dottore. Una tragedia. Lei spara. Sì, sì, ma quando? Quando gli la tocco, lei spara. Ah, vabbè. È normale. Allora, non gli toccare il grilletto perché sigla. Spara fortissimo. Sigla. Cos'è? Effetto speciale, provalo. Vai. Funziona. Sigla. Motore. Comandante Krota. No, aspetta. Silenzio. Azione. Silenzio, motore. Partito. Azione. Sono il comandante Krotal della stazione spaziale Severin 87. Mi ricevete? Sì, ti si riceve, t'ha detto spaziale. Ho sentito. Stop! No, io l'ho ricevuto. Allora, senti, io l'ho ricevuto, gli ha detto spaziale. Lo sai chi l'ha ricevuto anche? La tua sorella, quella maiala, va allora, bene? Bucaniere Astos, ritorni nei ranghi. Si rifà. Sto. Vabbè. Silenzio. Minco del pianeta Minco. Che nervi, forza. È possibile lavorare. Te la smetti di metterti. Dati via per bene. Silenzio. Oh, ho detto silenzio. Ma il regista ha rotto. Azione. No. Silenzio. Azione. No. Motore. L'è partito. Azione. Sono Valentino Rossi. Stop. Perché c'era Valentino Rossi? Passiamo di qua, scusate allora, un attimo, vado via. Ho sentito motore, sono partito. Ho sbagliato. Silenzio. Dai, ma allora questo film si fondo. Silenzio. Allora. Maremma Troia, vai. Lo buttate fuori. Ma è facile. Se vi riesci. No, fuori no, buttatelo dentro. Dai, basta. Vabbè, accidenti sì. A me quando gli ho detto che buono niente. Dove vai a fargli fare i buchi, Garba? È tardi, ci si gioca. E ci si gioca le maiale. Vai, faccio, vai. Silenzio. Sì. C'ho la tosse. Motore. È partito. Azione. Sono il comandante Krotal della stazione spaziale Severin 87. Mi ricevete? Ti ricevo. Esor comandante Minchio da nave in Mykonos. Se rivolete a buca a cosa qua a buzzicozzo come si chiama? Padala.
dovete pagare il riscatto, avete capito? Comandante, prepara il cannone. Salviamo la padana, la padala. Salviamo la Padania. Salviamo la Salvagno padana. La Padania. Non lo faccio più questo film di merda. Salva da te la Padania, vaffanculo. Ma l'ho vista verde, l'ho vista. L'ho vista verde, l'ho vista. Non ci sei fatta, ci riproveremo martedì prossimo. Gli ultimi 10 minuti del traliccio sono dedicati al momento hot e ora noi faremo in diretta per voi una telefonata alle signorine. Alle signorine che lavorano alle 3 di notte, che sarebbero Emiliano. Mi sentirei di dire. Cioè qualcuno ha sganciato qualcosa. A me. Dai. Puoi vedermi in soccorso. Qualcuno ha sganciato. Io non lo fo. Il me ha mangiato la bufala. Sì. No, sì. Dai. Devi avere coraggio, no, aspetta, e dire. Che tristezza. No. Viene un po' più dall'altro. No. Dai, la facciamo finire. Cambiamo argomento? Sì, cambiamo argomento. Si stava parlando di maialine. C'è un odore. Aspetta, vabbè, però. Vabbè, dai. Vabbè, è arrivato un odore molto potente. Esagerate, dai, esagerate. Continuate. La rubrica delle maialine. Stabile. Va bene, dai. 22:54. Ci siamo. Dai, vieni. Pippo. Chiama. C'è il bucaniere Astos. Pippo chiama le. Il comandante Crota. Com'era quello? Chiama. La facciamo. Stai zitto te. Cos'è che tutti parlano? Nessuno. Ma allora. E nessuno ascolta. Allora, io sono. Noi siamo i fratelli Lecca. Chi? Però stavolta deve partire. Zitti, c'è la sorella di Christian. Zitto. Dior. Anna Dior. posso farlo o no? Allora, tocca a te. Marema Maiala. Ma si sta introducendo. Ma io spero di andare via, guarda. Ma spero vengano carabinieri e ci arresti. Ma comincia a dire così. Chi comincia? Lui, Imea. Anna. Anna, come sono tante. Anna. Anna. Che c'è il fratello? Che c'è tuo fratello? Anna attaccato? No. Sì, hanno attaccato un altro. No. Però state zitti, se dai. No, non posso esprimere la mia cazzo di arma. Fatemi sentire. Porca di quella puttana. Ah, fate cagare. Bea, voi buona Bea. Finita. Anzi, Bea c'ha dei begli occhi. Questa l'ho trombata. Questa è trombata. Ora te la trombo. Sì, l'ho pagato. Non lo so. No, tu vedrai. Si fa finita, si fa una cosa seria, una rubrica seria. Allora. A chi è che parla? Io devo parlare. Ah, va bene, Immea. Immea, zitti tutti, Dove non ti vogliamo parlare nemmeno loro. Pippo, puoi levare la manina di cursore dal culo della figlia? Io stasera, volevo leccare. Isabella, guarda che puppe, vai. C'aveva la manina hai dito. Sì, ma però. Ma però è un finisce. Eccolo. Zitti, eh. Oioi, è tristezza. Giri computer, come mai? Ora gli viene il sangue alla testa. Felicità. Quanto ci mette a telefonare? Non lo so, peccato a rispondere. Pronto. Isabella! Sì. Ciao. Come no? Sono Fausto. Oh. E non sento più nulla. Eh? Isabella, scusa, ma c'ho dei problemi con il telefono. Senti. E io volevo sapere una cosa, più che altro sui prezzi. Ci parte da 80. Bene, ma io ci avevo delle richieste precise. Delle cose? No, delle richieste precise, posso? Te l'ha detto, la parte da 80 poi si ritrova a 90. Aspetta, scusa, c'è i miei fratelli, un attimo. Siccome noi si voleva venire in tre. No, in tre non lo faccio. No, ma non tutti insieme, uno per volta, Però si voleva il pacchetto completo. Io volevo sapere, no? Con 100 euro. Con 100 euro. Aspetta però, perché io volevo leccare anche. Ma aspetta, con 100 euro. Con 100 euro, chi c'è? No, troia. No, qui è offesa. Tu te la sei. No, te la sei giocata male, me. No, sta benissimo. Ma che stai mandando? Ma dai, ma se ti dice parte da 80. Ma te ne dai 90. Sta a me. No, sta a me. Ma avete rovinato. Avete lavato il giochino. Sta a me. Stai a sentire come si fa. Vabbè. Ora state a sentire la classe. No, è tutta la settimana si prepara. Allora, ora lì si entra anche noi. No, Laura è buona. No, Laura non c'è. Dove ce l'ha la ruota? La ruota di Calenzano. Laura non c'è. Ruota di Calenzano. Me la voglio giocare di classe. Ma questa la devo. Me la posso giocare di classe? Guarda che coscia. Ora ti do una bottigliata. Oh, io voglio leccare. Ti do una bottigliata. Oh, l'ha visto, la usa come porta vicinetto. Ma secondo te l'è rasa? Zitti. Se non è rasata, a me mi garba.
Sei rasata da due lascia giorni. Lascia lavorare Emiliano, è una settimana. Sei rasata da due giorni e tu ci grati il formaggio. E Sallena mi chiama, mi tocca fare la maiala. Ma se la fa per Benelisce. Zitto, sta a me. Sì. Chiama un altro, non risponde Pippo, poi dopo ci dici non c'è tempo. Poi lo zio non ci dà più bellina soldi. Lei. Dai, chi è? Anche a me mi garba quello. Ma non mi riesce. No, scusa, non mi riesce a dirlo. Sharon. No, è Sharon. È Sharon. Va bene, la chiamo Sharon. Però nello specchio si vede Sauron. Sauron? Tu non puoi passare! Ma chi è? Gandalf. Anzi, tu non puoi passare! Poi muore perché casca di sotto e diventa anche Gandalf. Carmen però si tocca il bianco. Carmen Pippo non ne becchi una oggi. Pippo davvero non ti si paga. Oh Pippo non ti si paga, tanto non si paga uguale. Guarda Laura come l'è messa. Laura a me mi garba chef il mini forno gli gabbano. Sì, pronto? Pronto, ciao. Sì, ciao. Ascolta, io passerei da te fra un quarto d'ora. Vorrei sapere una cosa però, perché però io vorrei che tu indossassi una lingerie nera. Sì, ma non ci sono tra un quarto d'ora. Fra quanto ci sei? Questa sera ho già finito. Oh, come è già finito? Perché? Ora se tu pigli e tu riapri. No Emiliano, no. Lei che la va a comprare la lingerie nera. Ma io volevo leccare per stasera. Scusa, mi ha dato i soldi. Lo zio ha dato i soldi, ha chiuso presto. Io c'avevo 100 euro. Ma te fa la tabaccaia, tu chiudi all'11, che lavoro è? Pronto? Come? Perché hai chiuso di già? Vaffanculo. Oh, si è preparato una settimana. Ma ho capito, trovavo lei, mi chiude all'11. No, è Francesca. Ma scusa, mi chiude all'11, non chiude nemmeno il Carrefour all'11. No, questa non è Francesca. Non secondo è Francesca. Me stasera dovevamo fare buco per un giorno. No, era Bellina, ha detto Francesca, chi sta? C'ha l'ingegneria nera, ti ha fatto lei. No, ma io ora vado via. E tu andava a comprare l'ingegneria nera per te. Ora sta a te, Raul. Ah, sì, sì, sì. Che sculo però. Ma vabbè, ma perché questa mi chiudeva. Ma perché in televisione gli gabbrano le che gli fanno? Te sei lo zio dei fratelli Lecca? Eh? Sì, che ci ha dato 50 euro perché non ci garba le cari. Vabbè. Questa non mi piace, non è il mio tipo. No, ma anche te che c'è, frega, tanto. A te non ti tocca mai fare mai. No, cioè devo fare lo zio suo. Dai, chi dai. È che mi risponde, scusa? Isabel. Sì. C'ha 50, c'ha risponde 50. La segreteria. Isabella. La segreteria, vien via. Nemmeno dai, a lui, anche, solo la segreteria gli ha risposto. Pippo, tu guarda, sono osa. Si è peggiorato Pippo. Finita? No, non può essere. L'ultima. Finito. L'ultima, l'ultimo dai. Tentativo. Giochiamoci Jolly. Sì, no, questa non mi piace, è brutta. Te la posso dire io una che è aperta. Ma guarda bene lei, guarda la bionda, guarda la bionda. Guarda no, la bionda. Bionde no, muore, muore, muore. Lolita. No, la sei già chiamata. Sei già chiamata Lolita. Ci ha già risposto? Sì. Richiamiamola, no? Questa lì che fa la pipì, cos'è? Come fa la pipì? Non lo so, che sta facendo? No. Questa. Alina, vado a mangiare. La sei già chiamata Alina. No. La mia nonna Alina, ma no, dai. Ma cambiamo sito allora. La mia nonna Alina, no, dai. Ma va avanti le pagine. Chi è questo? L'è lento. Questi sono chiamati tutti. Guarda che sta esco. Perché quella sta a sedere in quel modo? Ma secondo me questi sono uomini, eh. Sì, tu siamo Sabrina, come fa il suo nome? Ciao, sono Sabrina. Allora, si fa per bene? Sì. Vai Raul. Tutti però, per uno? Uno per tutti. Dai, bisogna fare. Ce la possiamo fare. Siamo Atos, Sporto sarà. Sì. Vai. Sì. Chi tu porti? Non mi ricordo come si chiama. Pronto? Sabrina? Sì, mio amore. Amore, ascolta Sabrina, tra quanto sei libera? Allora sei libera. Allora? Allora che? Sì. Quante tu pigli allora? Ma... aspetta, no, dicevo, tra quanto sei libera? E tu mi hai detto allora? Infatti fa un preventivo, dai. Che? No, dicevo, tra quanto sei libera? Pa' quanto? Madonna, no, aspetta. Lo zio non capisce nulla. No, tu sei te con senti, non capisci nulla. Noi si arriva anche ora se tu vuoi. Perché tanto non lo capisci allora. Boh, allora si arriva. Oh, Sabrina, tu sei in viva voce, siamo in macchina, siamo un tre. Ci ha dato 50 euro a no, testa. Ma si aspetta, cioè si fa uno per uno. Si voleva dire, ma uno... con 100 euro, e che tu ci fai? Amore mio, una persona per volta. Ok, sì, due. Va bene, no, tutto insieme per... no, una per volta, aspetta. Va bene. Ma allora, con 100 euro, una per volta, e che si fa? E che si fa? Facciamo bene l'amore. E che vuol dire?
Che bonita sono l'amore. Però sì, ascolta, so, io ho un problema. Tutto. Bisogna. Se no io un duro nulla. Bisogna tu mi dia le cose brutte, brutte, brutte. Te le dico io. No. No, no, stamattina zio gli è arrivato in Italia. È brutta. Porca miseria, allora ascolta. Sabrina, no, davvero, senza scherzi, siamo qui vicini, si viene, siamo un tre, si sale uno alla volta. 100 ci sa, euro a te. 100 euro per uno. Ma tu ci devi dire che parte di corpo. Cosa si può fare? Tu ci elargisci. Oh, caspita, io non parlo bene italiano. Ho capito, ma bocca cosa dire? Ho capito. Parlare le due al mesmo tempo. Due padelle? Due padelle? No, va bene. Ha detto le padelle. Madre mia. Bocca sì? Sì, mio amore. Poi? Poi? Bocca sì, poi? La faceva faceva bocca, ti bocca la stelletta di spagnolo. Sei spagnolo? Allora. Sì, hablo io spagnolo, signorita. Tengo la lingua come un ventilador. Ehi, sì. In quanto tu stai, tu, tuo amico, il tuo vecino, e quanto sta? Los amigos, tienes los picciolinos piccolos. Tiene una lingua come un ventilador, ho detto. Bocas, figas, esculos. Ma cosa? Non lo so. Signoritas, con 100 euro. Che ce lo fai il caffè con 100 euro? Un caffè? Sì, facciamo un caffè. Oh. Almeno un caffè ce lo fa la signora spagnola. Allora ascolti, signorina, si dedica questa canzone. Una cerveza, una birra, certo. Allora sì. Senta, questa gli si dedica a lei, Vai. No, però c'è il nostro regista, non capisce nulla. Petti, signorina. Aspetta un attimo. Arriva, C'è il regista, non capisce veramente nulla, Eccola, Aspetti, Vada, ci siamo, Rimanga in linea, tanto si paga noi. Pronta? Ci fa anche il caffè. Ci fa anche il caffè. Con 100 euro a testa ci fa anche il caffè. Pronto? Signorina? Signorina, che festa! Siamo bravi? Che festa? La fiesta in spagnolo. La fiesta. Oh! Questa era dedicata a lei perché noi gli si vuole bene. Signorina, ovvia. Ma che si può anche leccare, vero? ride lei. Lo sa perché ridano questi? Perché sono giovani. Che sono giovani. Ovvia. Troviamo una conclusione, però. La conclusione è questa. Triste. Signori, com'è andato oggi il lavoro? Com'è andato? Parlo spagnolo, Carino. Come se le è andato sullo lavoro oggi? Una mierda! Andale! Ciao, ciao! Viva il lavoro! Viva le donne! Una mierda! E andare alla mierda! Ma una merda le italiane. È una cosa bellissima di essere qui, È tardissimo, ragazzi! Un saluto a Teleregione Toscana! Un saluto a tutto Radio Rosa! Ciao ragazzi, a martedì prossimo! Il traliccio con i gemelli siamesi e Lorenzo Meazzini. M'han piantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Dal traliccio ci passa la corrente, quando piove frigge si sente, 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 la 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 la, sente, 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 la 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 la. M'han piantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Il progresso alle volte è un po' invadente, ma fa stare meglio la gente, 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 la 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 la, gente, 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 la 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 la, c'è, 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 la 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 la, gente. Si stava meglio prima, quando si stava peggio, e c'erano i cavalli e no problemi di parcheggio. Si stava meglio prima, e questo l'è sicuro. Si stava meglio prima, non prendeteci per il culo, culo, culo. Una merda, basta, me la culo, una merda. Ho già preso un culo. Questa è la maiala, ti richiamo. Basta, fai io. Tanto è passata la cosa. È passata la cosa. Va bene, ciao ragazzi.